Allora, Presidente, come ha appena detto il direttore Andrea Luperini, 4 giorni importantissimi con 2 vittorie che danno morale e soprattutto danno un grande pregio a questa città, a questa squadra. Sì, in dubbio dobbiamo fare complimenti a tutto il gruppo, dobbiamo fare complimenti al mister che è riuscito a tenere la concentrazione, ai ragazzi che oggi hanno fatto un'ottima prestazione giocando 70-80 minuti da grande squadra. Quindi c'è da fare i complimenti a tutti. Ora andiamo avanti sereni e tranquilli nell'affrontare le prossime gare, ben sapendo che la posta in palio è ancora molto alta perché per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo ancora aspettare, per cui bene così, bene la giornata, bene, bene però massima concentrazione anche per domenica. Ecco, anche oggi tanti tifosi al seguito, l'insidia più grossa poteva essere sottovalutare questa partita. No, i tifosi oggi sono stati eccezionali, alcuni in tribuna mi dicevano addirittura che avevano chiuso negozi per venire qua, quindi bisogna fare un plauso alla città, bisogna fare un plauso a questi tifosi che hanno lottato insieme a noi, che anche loro hanno voluto questa vittoria e la vittoria è arrivata. Ecco, stasera dove si festeggia? Stasera si festeggia insieme alla squadra, insieme alla tifoseria, al circolo Le Merorie, tutti insieme per brindare, far festa e domani ad essere nuovamente concentrati verso altri obiettivi.